Vivacchi e mura imbrattate, a Urbino elevate 14 sanzioni, è fermato un giovane con le mani ancora sporche di vernice, a Pesaro invece è chiuso un ristorante cinese per scarse condizioni igienico-sanitarie. Predisposti dalla Giunta nuovi interventi per scongiurare gli allagamenti di Piazza Lamendola, andato ancora una volta sott'acqua in occasione dell'ultimo temporale. Il sindaco di Fano Serici mette la faccia e annuncia verifiche e 8 nuove caditoie più una in prossimità del sottopasso. Fanno protagonista in TV con la trasmissione di Sky Sport Calciomercato l'originale, attese alla chiesa di San Francesco, ex giocatori e giornalisti sportivi, tra cui Costa Curta, Minotti e Marchegiani. Giovedì al termine di Spagna e Italia, il collegamento in diretta con Fabio Caressa e Beppe Bergomi, più i calciatori azzurri. Arti e generazioni sul palco della Rocca per Giovani in Festival, grandi emozioni. Alla prima serata si torna in scena sabato 24 giugno con Fino all'ultimo amore. Stand gastronomici, musica, mercatini, giocoleria e danza. Il 10-11 luglio torna a Sorbolongo la Sagra della Lumaca, novità della 48esima edizione, un concorso per bambini sulle sculture realizzate con materiali di recupero. Al via domani il 7° torneo Open maschile e femminile Città di Fossombrone. Montepremi torna a salire allineandosi all'edizione 2019, previsti in totale 5.500 euro, oltre ai trofei per i vincitori e a prodotti bio per i finalisti. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con le ispezioni eseguite dai NAS anche nella regione Marche. Le verifiche hanno riguardato 21 attività, di cui 18 risultate non in regola. È stata sequestrata merce per un valore di circa 2.000 euro. Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per detenzione di prodotti in cattivo stato di conservazione e 16 gestori di negozi etnici sono stati segnalati alle autorità amministrative e sanitarie. In totale sono state levate 27 sanzioni per un importo complessivo di 23.600 euro. Nel pesarese un ristorante cinese, viste le scarse condizioni igienico-sanitarie, è stato chiuso e sono stati sequestrati 20 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Invece gli agenti del commissariato di Urbino hanno elevato 14 sanzioni, di cui 13 riferite al regolamento di polizia comunale per situazioni di bivacco presso il centro commerciale di Santa Lucia e una sanzione con fermo amministrativo di un ciclomotore. Rinvenuta anche una bicicletta elettrica nel pomeriggio di ieri, risultata rubata a un urbinate. Inoltre, nello stesso centro commerciale, un giovane è stato trovato in possesso di una bomboletta spray con le mani ancora sporche di vernice. Si trovava insieme ad altri 7 ragazzi nella zona parcheggi. Le mura adiacenti erano state completamente imbrattate con vernice spray, dunque sono in corso gli accertamenti per verificare le responsabilità in capo al giovane. Le scritte sono della stessa fattura di altre fatte di recente in molti altri luoghi del centro cittadino. La Giunta Comunale di Fano interviene nuovamente per adeguare l'impianto di sollevamento acque di Piazzale Amendola al Lido di Fano. Gli ultimi allagamenti si sarebbero verificati a causa di una insufficienza nel sistema di captazione, quindi le acque piovane non entrerebbero velocemente nella vasca di contenimento, le cui pompe peraltro funzionerebbero regolarmente. Oggi il sindaco Massimo Seri ha annunciato ulteriori controlli e nuove caditoie, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Massimo Foghetti. Per favorire il flusso rispetto a quello. Per la seconda volta in occasione di forti temporali, l'impianto di sollevazione delle acque realizzato in piazzale Amendola al Lido non ha retto e la piazza, compreso il sottopasso ferroviario di Viale Carducci, si sono allagati di nuovo. Fallimento, soldi sprecati, incompetenza. Non sono state poche le critiche che si sono sollevate dopo l'ultima pioggia. Specialmente i partiti di opposizione ne hanno fatto un valido motivo per attaccare nuovamente la Giunta. Questa mattina il sindaco Massimo Seri, insieme all'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e al dirigente Federico Fabri, hanno spiegato che cosa è accaduto e quali sono i nuovi interventi che verranno eseguiti per efficientare il sistema. Non sarà trascurato anche il problema di via Pisacane, anch'essa soggetta a ripetuti allagamenti. È un progetto di grande visione di città, che nessuno si è mai permesso di intraprendere quella strada, perché a parole sono tutti bravi, ma le dimostrazioni sono nei fatti.
E questa amministrazione si è presa l'onere e il rischio di fare un progetto per risolvere un problema che è lì da mezzo secolo. L'abbiamo sperimentato, come a volte accade, quando ci sono delle complessità, alcune cose imperfezioni si scoprono quando si entra in funzione. La vasca funziona, le pompe funzionano e il lavoro per quello che è stato fatto bene. Quello che è emerso che non riesce a raccogliere in tempo veloce la quantitativo di acqua con quella potenza, anche in quelle circostanze non si doveva allagare. Quindi è un dato di fatto, io sono qui per questo. Le verifiche fatte hanno dimostrato che ad oggi che la raccolta delle acque non è stata perfetta, nel senso è arrivata in ritardo, ci sono state anche delle piccole cose sciocche come i manifesti che sono scesi e hanno tappato le grate, ma significa ad ogni caso che vanno ampliate, e su questo si sta ampliando. Adesso fatto questo vedremo la capacità di ricezione, quindi per migliorarlo. Per via Pisacane si propone qualcosa? Via Pisacane è un altro problema noto, perché non è che, a parte adesso l'ultima volta, c'è stato un problema aggiuntivo che è esplosa una fogna, quindi ha creato ulteriore disagio e maggior raccolta delle acque. Lì c'è un progetto importante, milionario, perché lì parliamo di intervento grosso, di due stralci, su cui ASET ha già la progettazione, ha già fatto il suo percorso. Era un progetto inserito anche nel PINQUA, tra quei progetti finanziabili. Se si riesce ad avere questo finanziamento si risolve nel medio periodo, perché sono comunque interventi importanti, altrimenti vanno con la programmazione e con la capacità economica e finanziaria che ha questo territorio. Divieto temporaneo di bagnazione alla foce del Genica Pesaro in due aree di Baia Flaminia, denominate Via Parigi Civico 8 e Viale Berna. Il provvedimento è stato previsto dall'amministrazione in seguito ai rilevamenti compiuti da ARPAM che hanno segnato il superamento del valore limite di parametri. L'ordinanza rimarrà in vigore finché gli stessi non rientreranno nei limiti di legge. Cambiamo argomento, domani sera si inaugura alla Rocca Malatestiana di Fanno la 14ª edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea. Quest'anno si sdoppia con la prima edizione a Milano dal 6 all'8 ottobre. Conversazioni con gli artisti, presentazioni di libri, esposizione di opere fotografiche e di videoarte, più di 40 autori coinvolti provenienti da varie regioni d'Italia e dall'estero. Dal 9 all'11 giugno torna con grandi numeri e novità Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. L'iniziativa, in collaborazione con i comuni di Fano e Mondolfo, il patrocinio della regione e il contributo della BCC di Fano, verrà inaugurata venerdì alle ore 21 alla Rocca Malatestiana. La rassegna però prenderà il via nel pomeriggio al Cinema Masetti. Si parla di crisi delle sale, ma in realtà forse gli artisti questo lo percepiscono e quindi vogliono dare in tutti i modi il loro contributo. E l'abbiamo dato anche noi facendo quest'inverno un progetto dove hanno aderito 25 fotografi giovani, meno giovani, che hanno risposto un po' da tutto il territorio, e abbiamo fatto appunto al Cinema Masetti e al Don Orione queste serate, questi incontri, dove abbiamo riflettuto tra la realtà e la messa in scena. E venerdì a 9 giugno alle 17 al Cinema Masetti, con l'intervento del critico Luca Caprara, avremo modo di vedere sul grande schermo del cinema i lavori di questi ragazzi, e secondo me è una cosa molto emozionante. Confermate inoltre la sezione Open Call dedicata agli Under 30. I progetti espositivi sono stati scelti tra 100 candidature provenienti da 18 paesi del mondo. Dalla selezione poi sono nate tre mostre che vedono protagoniste le opere di 6 artisti. L'iniziativa negli anni si è dimostrata un trampolino di lancio non solo per i giovani ma anche per i curatori delle mostre. L'ospite d'onore quest'anno sarà Fabrizio Bellomo, che è un artista ma anche un regista. Sarà molto utile la sua presenza, perché ci permetterà di parlare di come all'interno dell'arte contemporanea oggi ci sia un'attenzione molto grande, molto importante sul cinema. Lui ha vinto il premio della critica al Torino Film Festival e sarà qui con noi per la seconda volta, in veste questa volta di regista, mostrandoci 3 film che vertono tutti sulla città di Bari, che è la sua città natale. Inoltre quest'anno Centrale Festival si sdoppia. Quest'anno sì, la vera novità è proprio quella, si sdoppia, e quindi dopo 14 anni qua a Fano, dove continueremo tutti gli anni a fare il festival, però nel mese di ottobre, 6, 7, 8 ottobre, saremo a Milano.
con il patrocinio del Comune di Milano e in particolar modo del Municipio 2, faremo un festival diffuso, quindi avremo più sedi espositive che si muoveranno nella parte a nord-est della città, toccando una serie di quartieri come la Maggiorina, Gorla, Turro, ma soprattutto l'area che ruota intorno alla stazione centrale, dopotutto noi ci chiamiamo Centrale Festival, e lungo il Naviglio Piccolo, detto della Martesana, che è un luogo speciale perché permette di avere una visione molto legata alla natura, pur essendo nel centro della città, e proprio sul Naviglio realizzeremo molte opere site specific. Per l'occasione rimarranno aperti gli studi degli artisti e sono stati organizzati percorsi pedonali e ciclabili che partiranno dal quartiere di Porta Nuova e condurranno fino alla periferia alla scoperta delle opere architettoniche esistenti oltre a quelle di street art. Da quest'anno si aggiunge anche una sinergia con il comune di Mondolfo. Come è nata questa collaborazione e che cosa si svolgerà nel vostro comune? Siamo molto contenti di questa collaborazione ed è nata dal dialogo, dalle idee, dalla conoscenza con Marcello Sparaventi e poi con Luca Panaro successivamente, con i quali abbiamo pensato ad un progetto ad hoc proprio per Mondolfo e nello specifico per la biglietteria ingresso dell'ex cinema Adriatico, che era il cinema storico prima ancora teatro di Mondolfo, e che nel dicembre 2022, grazie al lavoro e all'impegno del consigliere Matteo Andreoli e di un gruppo di ragazzi di Mondolfo, è stato riportato a quello che era storicamente, è stato fatto un recupero storico di questo ingresso, e lì Centrale Festival con l'artista Oreste Baccolini ha pensato a un progetto, come si definisce, site specific per quel luogo lì di appunto arte contemporanea. L'appuntamento a Mondolfo sarà per domenica 11 giugno, alle 5:30 ci sarà l'inaugurazione di questa installazione della mostra di Oreste Baccolini, e alle 18:30 ci sarà una conferenza di Luca Panaro, direttore artistico di Centrale Festival. Rimaniamo alla Rocca, dove sabato scorso si è svolto Giovani in Festival, l'evento dedicato alle diverse arti e generazioni che si sono incontrate sul palco per dare vita a un mix di talenti tra giovani esordienti e artisti già affermati. La serata finale di domenica 4, a causa del maltempo, è stata rinviata al prossimo 24 giugno. Allora vediamo il servizio con le interviste realizzate da Maria Elena Del Bianco prima delle esibizioni. Pittura, scultura, recitazione, danza, musica, fotografia e rievocazioni storiche medievali. La Rocca Malatestiana di Fano sabato 3 giugno ha fatto da cornice a Giovani in Festival, l'evento ideato dall'artista Doro Catalani con l'obiettivo di creare una vetrina per valorizzare giovani talentuosi emergenti nel panorama artistico del territorio. Ad alternarsi sul palco diversi ragazzi e artisti già noti che hanno regalato al pubblico grandi emozioni. Invece, nelle celle della Rocca e nell'edificio sovrastante sono state allestite le creazioni artistiche selezionate da un'apposita giuria composta da giovani affiancati da artisti già affermati nei vari campi dell'arte. Un incontro tra generazioni che ha regalato un'opportunità e uno stimolo per provare a decollare in un ambiente difficile come quello artistico. È stato un successo emozionante. I ragazzi, devo dire, si sono esibiti con tutta l'emozione addosso che ci hanno fatto respirare, ma poi la bravura. La bravura che hanno fatto emozionare anche noi adulti, vedere tante cose. Io dicevo dalla Rocca in poi, ma questi sono già partiti in volo, questi già sono, dalla strada al palco. Sono stati straordinari. Straordinari, una bella gioia. Facciamo le dita, grazie per aver offerto questa opportunità grazie a voi tutti i giovani, ma grazie per averci regalato questo spettacolo. A voi tutti. Grazie, grazie. Prossimo appuntamento sabato 24 giugno alle ore 21 per la serata intitolata Fino all'ultimo amore. È di San Lorenzo in campo la boy band più giovane che si esibirà questa sera. Hanno 16 anni e naturalmente le donne che portano un po' la bandiera e prendono le iniziative, e quindi sei tu che rappresenti tutto il gruppo. Allora, quando è nata questa formazione? È nata l'estate scorsa, ad agosto, ci siamo incontrati in un bar e niente, abbiamo deciso di proseguire questo percorso tutti insieme. Pop rock, diciamo, comunque quello il genere. E avete dei brani inediti oppure riproponete delle cover? No, stasera riproponiamo delle cover come facciamo di solito, però abbiamo in mente anche di fare degli inediti scritti da me. Quali sono le vostre aspettative per il futuro, i vostri sogni nel cassetto? Bella domanda.
Vogliamo sentire una bella risposta, dai. Sicuramente proseguire comunque sulla strada della musica, divertirsi tutti insieme, esibirsi, che comunque tutto serve, tutto fa esperienza, diciamo. Che cosa diresti ai tuoi coetanei che hanno voglia di fare musica ma ancora non hanno preso il coraggio in mano? Buttatevi, buttatevi, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Come la vedi questa esperienza? Che effetto ti fa salire sul palco questa sera? Salire sul palco già l'ho fatto, e la cosa nuova è salire sul palco con Babbo. Che... È questa la novità emozionante che dovrebbe dare adrenalina? Sì, devo rispettare questa genia, quindi ho questo peso da portare avanti. Senti, è così tanto difficile essere figlio d'arte, sfatiamola un po' questa cosa. Io vivo bene molto così, però sì, cioè nel senso ci sono delle cose che nasci con dei doni, e sicuramente lui mi ha tramandato questo dono, che è quello di poter salire sul palco senza grandi difficoltà e divertirmi sul palco. E a proposito di figli d'arte, Nicolò ed Edoardo questa sera si esibiranno per la prima volta, no? Sì, sì, è la nostra prima volta, speriamo che vada bene, siamo un po' tesi, però crediamo di farcela, insomma. Insomma, siete un duetto? Sì, sì, abbiamo iniziato da poco entrambi, però la passione dei nostri genitori ci ha portato a questo. Vedi, crescere tra le note ti porta poi a diventare un cantante o un musicista nel tuo caso? Sia cantante che musicista. E io il pianoforte. Io per ora sono cantante, però vorrei iniziare anche piano. Molto bene. E che cosa ci farete ascoltare questa sera? Abbiamo portato 3 inediti, più uno che collaboriamo con i nostri genitori, e quindi niente, speriamo vi piaccia. Ho qui con me Rosalba, ballerina professionista. Sì, ballerina professionista di danze latinoamericane. E ti vedremo su questo palco con quale disciplina? Salsa, merengue, bachata? No, farò all'inizio uno show di jive. E un altro show invece che l'ho inventato per una mia esperienza personale, che è un misto di rumba, di samba, paso doble, è un mix un po' di tutti i balli. I giovani talenti continuano a stupirci e ad emozionarci, tu che cosa interpreterai questa sera? Io questa sera farò uno spezzettone teatrale, reciterò una fiaba di Italo Calvino, la fiaba di Gallo Cristallo, e grazie per avermi chiamato talento giovane, che è davvero molto... Che cosa possiamo dire ai giovani che hanno voglia di esprimere una forma d'arte ma magari lasciano quel sogno nel cassetto? Ecco, di non vergognarsi, perché davvero si rischia di perdere molto delle possibilità, delle qualità che una persona ha per la vergogna, ed è una cosa che secondo me bisognerebbe abolire davvero, proprio nella Costituzione, da togliere la vergogna di esibirsi liberamente, perché la libertà è sempre bella. Da venerdì 9 a domenica 11 giugno nella Sala della Repubblica al Teatro Rossini di Pesaro si terrà un convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Rossini dal titolo Una generazione perduta, l'opera italiana tra 1790 e il 1815. Un comitato scientifico appositamente costituito ha invitato 18 studiosi degli Atenei e dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo, Oxford, Lipsia, Roma, Toronto, naturalmente anche Pesaro. La grande varietà di approcci, ha sottolineato il presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, testimonierà l'interesse che l'opera in lingua italiana ha avuto e continua ad avere, patrimonio del mondo che a Pesaro ha un focolare privilegiato. Studiosi e appassionati possono registrarsi presso la Fondazione Rossini, l'iscrizione è gratuita per studenti e dottorandi. Nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore, venerdì 9 giugno alle ore 21 nella Sala della Fraternità a Cucurano di Fano, Walter Trebbi, autore del libro Germogli, presenta le sue poesie. Dopo i saluti delle autorità sono previsti gli interventi di Elvio Grilli, poeta dialettale, e di Donatella Menchetti, presidente di Adamo, associazione alla quale sarà interamente devoluto il ricavato della vendita dei libri. La parte musicale invece è affidata al maestro Sauro Nicoletti. L'incontro ad ingresso libero sarà moderato da Stefania Schiaroli. Ci spostiamo ora a Sasso Corvaro, dove sabato 10 giugno verrà consegnato il premio Rotondi, un riconoscimento ai personaggi che si sono distinti per esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico. Il servizio di Marco Lonigro.
È in programma sabato 10 giugno a Sasso Corvaro la 25esima edizione del Premio Rotondi, un prestigioso riconoscimento organizzato dall'amministrazione comunale. Il Premio Rotondi ai Salvatori dell'Arte nasce nel 1997 su idea del giornalista e scrittore Salvatore Giannella e prende il nome dalla soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi, che coordinò l'operazione salvataggio dei principali capolavori dell'arte italiana nel Montefeltro durante la Seconda Guerra Mondiale. Il premio viene assegnato a personaggi che si sono distinti per esemplari azioni di salvataggio del patrimonio artistico. L'importante manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord alla presenza del direttore generale Amerigo Varotti. Pasquale Rotondi ha fatto un'opera straordinaria salvando veramente l'arte italiana, portando a Sasso Corvaro nella Rocca Ubaldinesca e a Carpegna nel Palazzo del Principe molte delle opere d'arte italiane, da Tiziano, Raffaele, insomma l'elenco sarebbe lunghissimo, e quindi bene fece 25 anni fa Salvatore Giannella a ideare questo premio, e bene sta facendo oggi il comune di Sasso Corvaro a proseguire questa iniziativa, che ha un grande valore dal punto di vista storico e culturale, ma mi permetto di dire anche un grande valore dal punto di vista turistico, perché i due luoghi, la Rocca Ubaldinesca e il Palazzo dei Principi di Carpegna, sono due eccellenze dal punto di vista artistico e architettonico della nostra provincia e sono le sedi delle varie iniziative che si terranno l'8, 9 e il 10 di giugno. Il sasso che abbiamo lanciato nello stagno dell'opinione pubblica tanti anni fa, oggi arriva con le sue onde, addirittura quest'anno, pochi mesi fa, arriva alle scuderie del Quirinale, dopo aver fatto tante altre tappe prestigiose. Quindi è un 25esimo che festeggiamo con questa cornice splendida della mostra del Quirinale, e lo festeggiamo con Salvatori dell'Arte di straordinaria portata. Salvatore Giannella, coordinatore della giuria, ha parlato dei vincitori selezionati per questa 25esima edizione. Arriveranno dall'Ucraina, se riescono a venire, il direttore del Museo di Leopoli. Per il Premio Europa invece avremo una grande figura, un direttore d'orchestra che da 20 anni raccoglie la musica composta nei lager. Anche quest'anno, come potete vedere dal nostro ricco programma, siamo a ridosso dell'Art Week Montefeltro, una settimana che prevede un viaggio nel Montefeltro alla scoperta dei luoghi dove sono state salvate le opere d'arte, ma un viaggio che parla di storia, che parla di cultura, che parla di arte. Nel nostro programma abbiamo cercato di inserire che cosa? Mostre di arte contemporanea, dare spazio anche ad artisti locali, ma soprattutto avvicinare il premio alle scuole. Questa è la cosa più importante. Quindi da quest'anno, come potete vedere, già da giovedì 8 avremo la mattina il premio Pasquale Rotondi Junior, un premio interamente dedicato alle scuole. Invece a Sorbolongo il 10-11 giugno torna la Sagra della Lumaca. Sentiamo i dettagli e le novità nelle interviste che ha realizzato Esther Moscò. Si scaldano i motori per la 48esima edizione della Sagra della Lumaca. Che novità ci sono in questa edizione, Sonia? Beh, quest'anno oltre ai nostri stand gastronomici, mercatini e le varie attività di giocoleria, ballo e quant'altro, avremo la Riciclomaca. Cos'è la Riciclomaca? È un invito, è un concorso ai nostri bambini, non solo del comune di Sant'Ippolito ma anche dei comuni limitrofi, a realizzare una scultura con elementi di riciclo, che potrebbero essere le lattine come le bottiglie, quello che uno vuole, in modo da sensibilizzare già i bambini in tenera età al riuso, al riciclo, all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente. E quindi qui avremo una bella esposizione di artisti, provetti artisti del nostro territorio. Deborah, anche quest'anno amministrazione comunale, Proloco vi danno una mano per la realizzazione di questo evento? Sì, fortunatamente sì, abbiamo questo bel gruppo sia della tutta l'amministrazione comunale che la Proloco, Protezione Civile e altre piccole associazioni comunque del comune di Sant'Ippolito che ci danno una grande mano. Un appuntamento imperdibile, organizzato con passione e orgoglio da tutta la comunità del Piccolo Castello. Quanto è importante il volontariato?
è fondamentale nel nostro piccolo borgo il volontariato, perché appunto è l'amore per il paese che fa andare avanti il tutto, fa continuare a vivere tutto il paese, tutta la comunità. Sarà la chiesa di San Francesco ad ospitare la troupe di calciomercato, l'originale di Sky Sport, che per tutta la prossima settimana trasmetterà da Fano. Attesi ex giocatori e giornalisti sportivi, previsti ospiti in collegamento come Capello, Cambiasso, Del Piero, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, più i calciatori azzurri. La missione di punta sportiva di Sky. Quando lo sport fa da motore alla promozione. La popolare trasmissione di Sky Sport, Calciomercato l'originale, che va in onda dalle 23 alla mezzanotte di tutti i giorni da lunedì al venerdì, grazie ad un finanziamento regionale, per un'intera settimana impianterà i suoi studi e le sue telecamere a Fano, e precisamente all'interno dell'ex chiesa di San Francesco. Si parlerà ovviamente delle dinamiche del mercato che interessa il mondo del calcio, con ospiti molto noti, tra ex giocatori di Serie A e giornalisti. Ma si presenteranno anche le bellezze di Fano, con immagini del Pincio, della Rocca, della Corte Malatestiana, del Porto, degli angoli più belli della città. La trasmissione viene seguita anche da 400.000 spettatori a puntata e vanta un potenziale di 2 milioni di utenti, come ha sottolineato il sindaco Massimo Seri. Per Fano è una grande occasione. Parliamo di milioni di telespettatori, poi si aggiungono quelli anche dei social media collegati a Sky Sport, quindi veramente una grande vetrina per Fano, in una location straordinaria di grande attrazione, come hanno detto gli stessi giornalisti che conducono la trasmissione. Quindi per Fano, per le Marche, è una grande occasione. La presenza a Fano da lunedì a venerdì prossimo è stata sottolineata anche come una grossa opportunità di promozione turistica dall'assessore Etienne Lucarelli. Qua saranno con noi ovviamente Alessandro Bonangia, Luca Di Marzio e Faina, che sono i tre presentatori, e tanti opinionisti come li conosciamo, quindi ci sarà Costa Curta, ci sarà Minotti, ci sarà Marchegiani, ci sarà Aldo Serena, ma poi martedì, che sarà la festa dei 20 anni di Calciomercato l'originale, avremo in collegamento Cambiasso, Capello, Caressa, Beppe Bergomi, quindi veramente tanti personaggi in collegamento per rappresentare al meglio le nostre bellezze. Ad illustrare l'iniziativa sono stati anche i conduttori di Calciomercato l'originale in collegamento da remoto, Gianluca Di Marzio, Faina ed Alessandro Bonan, che ha scoperto Fano, rimanendone suggestionato, tanto da voler qui impostare alcune puntate della sua trasmissione. Continuiamo a parlare di sport con il 7° torneo Open maschile e femminile Città di Fossombrone, che prenderà il via domani al Circolo Tennis. La direzione questa mattina ha annunciato tutte le novità, tra cui l'importo del montepremi che torna a salire a 5.500 euro. Nella splendida cornice del Circolo Tennis Fossombrone è tutto pronto per l'evento tennistico più importante dell'anno, il torneo Open maschile e femminile Città di Fossombrone, in programma dal 9 al 24 giugno. L'evento di portata nazionale si configura come uno dei tornei più importanti del centro Italia della categoria Open. Tra le novità di quest'anno, il riallineamento del montepremi al periodo pre-Covid, di cui una parte sarà erogato in voucher da un'agenzia viaggi main sponsor della manifestazione. Previsti anche due trofei per i vincitori e paste e prodotti bio per i finalisti, coniugando sport e benessere. Esattamente, questa è la nostra aspettativa, quella di cercare di tornare ai numeri del 2019, dove avevamo fatto record di iscritti e di montepremi. Il montepremi è stato riportato esattamente a quei livelli ed è stata anche confermata l'ospitalità a partire di tutti gli atleti che entrano negli ottavi di finale del tabellone finale. Come verrà strutturata questa 7ª edizione? La 7ª edizione verrà strutturata con 2 settimane di gara, di cui la prima dedicata alle qualificazioni e la seconda invece al tabellone finale, dove entreranno e parteciperanno anche tutti i professionisti con anche classifiche internazionali.
L'abbiamo visto anche in conferenza stampa, sono diverse le collaborazioni e le sponsorizzazioni. Sì, abbiamo ben 30 collaborazioni attive e devo dire che tutte queste bellissime collaborazioni ci hanno dato più che una mano, ma ci hanno concretamente supportato alla realizzazione di questo evento, ma anche e soprattutto all'abbellimento e a rendere ancora più confortevole questa struttura sportiva proprio per questo evento di punta nazionale. Un'edizione i cui numeri sia in termini di atleti partecipanti che di interesse confermano come questa manifestazione sia un vero punto di riferimento per il circuito tennistico nazionale. Il tutto immerso in una struttura sportiva sempre più all'avanguardia. Si prospettano quindi 2 settimane intense all'insegna del divertimento e dello sport e soprattutto di bel tennis in un contesto piacevole riqualificato di recente. La struttura quest'anno è stata, diciamo, ampliata anche soprattutto nella zona lounge a fianco al bar e comunque disponiamo sempre di un'area giochi per i bambini e quindi anche le famiglie trovano, diciamo, un ambiente accogliente per passare comunque qualche ora e ovviamente se poi ci sono appassionati di tennis, ecco, si possono seguire le partite. E ricordo che le iscrizioni chiuderanno il 14 giugno per la seconda categoria, che diciamo è la fase finale del torneo, e quindi ancora c'è tempo per iscriversi. E inoltre ci saranno poi durante il torneo delle serate conviviali organizzate dai nostri sponsor, dove sono aperte a tutti. E quindi vi aspettiamo al Circo Tennis Fossombrone e buon torneo a tutti. A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni si contano già più di 100 giocatrici e giocatori iscritti. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune, continuando così il percorso di promozione dello sport e dell'immagine della città di Fossombrone, iniziato con la tappa del Giro d'Italia dello scorso 13 maggio. Sindaco, nel suo intervento ha sottolineato la qualità della manifestazione ma anche l'impegno della comunità. Sì, esatto. Diciamo che la qualità di una comunità dipende dalla qualità di qualsiasi intervento di ogni singolo cittadino, di ogni singola associazione sportiva. Più teniamo la nostra comunità, meglio facciamo e ne guadagniamo tutti. Questo è un esempio di quello che sono riusciti a fare, di quello che stanno facendo con le proprie forze, e quindi questo per me è un punto d'orgoglio, è un punto di riferimento che dovrebbe essere un po' visto e consumato da tutti. E lo sport in generale in queste settimane è proprio al centro della città di Fossombrone? Beh, lo sport è una cosa importante, una cosa non soltanto così per appassionati, ma va visto anche come forma di socializzazione, una forma che in qualche maniera riforma un po' la tribù, riforma anche qui la comunità, e quindi è una forma per stare insieme, un motivo per stare insieme, un motivo di sano divago, quindi benvenga. A proposito di sport e socialità, dal 19 giugno ripartiranno i corsi estivi di tennis seguiti dal maestro Massimiliano Pierucci. Intanto tutti gli eventi e le news sul torneo possono essere seguiti sui canali social del Circolo Tennis e sul nuovo sito internet aggiornato per l'occasione. Un evento dunque che porta il tennis della provincia agli apici della regione, come ha detto lei. Sì, nel territorio, voglio dire, questo è un evento dei migliori. Io non posso far altro che complimentarmi con tutta l'organizzazione e un forte in bocca al lupo. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla festa della Pipa di Cagli. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.